Negli ultimi tempi, devo dire la verità, la mia attività di difensore tributario è andata davvero bene. Ho vinto davvero parecchi contenziosi nell'ultimo anno. Il bello di vincere un contenzioso, ovviamente, è la festa che si fa insieme al cliente. Il brutto è che poi, una volta che hai vinto in un grado di giudizio, è sempre possibile per la controparte appellare quell'esito e quindi trovarsi di fronte ad un nuovo grado di giudizio. Recentemente ho ricevuto dalle mie controparti tre ricorsi su sentenze a me favorevoli, due appelli e un ricorso in Cassazione. Questo mi ha portato a fare alcune riflessioni su quali sono le logiche che guidano l'agenzia entrate o agenzia entrate riscossione, che sono secondo me interessanti e vale la pena analizzarle in questo video. Uno dei tre ricorsi che ho ricevuto secondo me era molto ben strutturato e coerente, gli altri due assolutamente no. A mio avviso guidati da ragionamenti a dir poco sbagliati e devo anche dire incoerenti con un principio generale che dovrebbe guidare la pubblica amministrazione, che alla fine è vero che è una parte di un processo, però rappresenta un po' tutti. Oggi ti voglio raccontare questi tre casi e ragionarci insieme a te. Allora, il primo caso è questo. Io ho fatto un contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione su tre cartelle che secondo me non erano state notificate. Ho vinto su tutta la linea, cioè la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il mio ricorso interamente, 30.000 euro di cartelle annullate. Ho ricevuto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che l'appello era un appello parziale, cioè su due delle tre cartelle hanno rinunciato a fare appello, cioè hanno riconosciuto che c'era poco da fare, quelle cartelle non erano state ben notificate. Quindi l'annullamento di quelle due cartelle è diventato definitivo. Hanno fatto appello solo sulla terza cartella e devo dire che pur avendo vinto sulla terza cartella, su quella c'era qualche elemento in più di discussione, quindi tutto sommato un appello ci stava. Per me quell'appello è stato veramente un successo ed è la prima volta che festeggio, devo dire la verità, al ricevimento dell'appello, perché buona parte del mio successo è diventato definitivo con quell'appello, visto che non hanno impugnato l'esito negativo su due delle tre cartelle e ce la giocheremo in appello soltanto sulla terza cartella. Ebbene, secondo me l'avvocato di Agenzia Entrate Riscossione che ha fatto questa scelta, ha fatto una scelta coerente, ha abbandonato il contenzioso laddove era certo che avrebbe comunque perso e lo ha coltivato solo dove aveva qualche possibilità di vincere. Ovviamente poi spero che anche il secondo grado confermi l'esito favorevole del primo. Il secondo e il terzo caso invece riguardano l'Agenzia delle Entrate. Che cosa è successo? In un caso è successo questo. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un ruolo, poi inviato ad Agenzia Entrate Riscossione disconoscendo un credito IVA. Per quale motivo? Perché il contribuente si era dimenticato di inviare una dichiarazione IVA che riportava un credito. In quel contesto, ricevuta la cartella, io ho fatto un'istanza di sgravio all'Agenzia delle Entrate producendo tutti i documenti, fatture emesse e fatture ricevute, che testimoniavano che quel credito era spettante. Sorprendentemente, l'Agenzia delle Entrate mi ha riconosciuto il credito, ma ha deciso di non sgravarmi le sanzioni, cioè di lasciarmi un bel 30% di sanzioni su quel credito. Ora, questo non sta né in cielo né in terra, nel senso che se mi riconosci il credito non puoi lasciarmi un 30% di sanzioni, è totalmente insensato ed anche ampia giurisprudenza sostiene questa tesi. Ebbene, mi hanno lasciato quel 30% e ovviamente io ho avviato un contenzioso per quelle sanzioni. In primo grado ho vinto. La Commissione Tributaria ha seguito i miei ragionamenti su tutta la linea, dicendo: ma signori, se il credito è riconosciuto, su che cosa si basa quel 30% di sanzioni? Quell'errore formale, l'invio della dichiarazione, merita un 30% di sanzione? Al massimo meriterà 250 euro di sanzione fissa per l'errore materiale, ma non c'è nessuna violazione sostanziale che meriti un 30% di sanzione, cioè una sanzione proporzionale al credito che in realtà esiste. Ebbene, io sono rimasto davvero sorpreso di vedermi ricapitato in questo caso qui l'appello dell'ufficio. Ma per quale motivo l'Agenzia delle Entrate deve coltivare contenziosi che sono persi in partenza? Forse perché ci è rimasta male, perché li hanno condannati anche al pagamento delle spese e sperano di recuperare almeno quelle? Ebbene, io coltiverò questo contenzioso sperando che l'Agenzia delle Entrate sia condannata anche in secondo grado,
al pagamento delle spese, perché appelli di questa natura proprio non dovrebbero esserci. Per la verità, non avrebbero dovuto neanche costringermi a fare ricorso, cioè mi avrebbero dovuto sgravare anche le sanzioni da subito e risparmiarci, ovviamente, questo fastidio. E invece non solo mi hanno costretto al ricorso, ora mi costringono anche a difendermi in appello. Ecco, questo secondo me non funziona, non va bene. È una scelta che non è coerente, secondo me, con i principi generali dell'ordinamento, anche di collaborazione tra le parti che dovrebbero essere alla base del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria. E poi c'è l'ultimo caso che ti voglio raccontare, un po' più complesso. Qui si trattava di un accertamento su una società cessata. In fase di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non ci fosse la prova dello smaltimento di alcuni beni in sede di cessazione dell'attività. Sul totale dei beni non rottamati, non smaltiti, hanno supposto una vendita e quindi richiesto su quella vendita l'IVA con interessi e sanzioni. Un bel contenzioso di circa 30.000 euro che io ho vinto in primo grado perché mi è stato accolto un motivo preliminare relativo alla notifica di atti a società cessate. Avevo già fatto video su questo, non entro qui nel merito. In secondo grado la commissione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, purtroppo, su questo tema preliminare, ma mi ha dato ragione nel merito, cioè ha ritenuto che il complesso della documentazione fornita e della situazione facesse propendere per il fatto che in realtà quei beni davvero non erano stati smaltiti, non erano stati venduti. Mi hanno accolto il ricorso. Ora, quando mi hanno dato ragione, io ho pensato, tutto sommato è stato meglio aver ragione sul merito che non sul motivo di diritto, perché sul motivo di diritto, su un tema delicato come quello delle società cessate, facilmente mi sarei trovato di fronte ad un ricorso in Cassazione. E quindi ho festeggiato col cliente questo esito che ritenevo definitivo. Viceversa, che cosa è capitato? L'altro giorno ricevo il ricorso in Cassazione. Lo leggo con grossa sorpresa, perché di solito non c'è ricorso in Cassazione quando il tema di discussione è il merito, sono motivi di diritto che ti portano al ricorso in Cassazione. Ebbene, hanno sostenuto, secondo me assolutamente arrampicandosi sui vetri, che la commissione di secondo grado, la commissione regionale, ha sbagliato a giudicare perché non ha tenuto conto di un elemento fondamentale nel giudizio. Ora, secondo me invece ne avevano tenuto conto, ne ho già parlato con l'avvocato cassazionista per capire se questo ricorso in Cassazione è ammissibile o meno, quindi questo cliente, che secondo me meritava di veder concludere questo contenzioso, si troverà a sostenere ulteriori spese legali per andare anche in Cassazione. Per quale motivo l'Agenzia delle Entrate, quando perde un contenzioso in secondo grado nel merito, su cifre che poi non sono folli, si parla di 30.000 euro tra imposte e sanzioni, decide lo stesso di andarsene in Cassazione cercando di appigliarsi in qualche modo a qualche motivo per farlo? Perché deve comportarsi così? Ecco, questi due casi negativi, diversi da quello che ho descritto prima, dove secondo me l'appello era assolutamente coerente e ben fatto, mi hanno indotto ad alcune riflessioni, e la riflessione è questa. Purtroppo nella nostra controparte non c'è un costo vero di fare appello in secondo grado o di fare ricorso in Cassazione. Perché? Perché le risorse, gli avvocati, gli uffici legali sono comunque già pagati e sono pagati dai contribuenti, mentre invece il contribuente che si trova a difendersi in appello e in Cassazione deve pagarli lui, i suoi avvocati, i suoi difensori tributari. C'è quindi una asimmetria fondamentale di base nel giudizio tributario. Da un lato, le scelte non sono prese in funzione dei costi relativi, perché se anche perdi un contenzioso non sei tu a pagare gli avvocati che lo sostengono, ma è la collettività, non sei tu a pagare le spese legali che dovessero eventualmente uscirne, ma li paga la collettività. Dall'altro lato invece le scelte che vengono fatte in funzione che i costi di quelle scelte sono a tuo carico. Ecco, questo costituisce una anomalia che secondo me non dovrebbe esistere. Ecco, io sogno un mondo nel quale anche la mia controparte, proprio in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento, la correttezza e la buona fede che dovrebbe guidarci, e non il raggiungimento di un risultato a tutti i costi, costi quel che costi, visto che poi i costi li sostiene qualcun altro,
guidi le sue scelte sulla base di principi generali di funzionalità delle loro scelte, di una minima analisi costi-benefici. Ha un senso fare un ricorso su argomenti che probabilmente li vedranno sconfitti? Che vogliamo fare? Purtroppo questo è il mondo nel quale ci troviamo. Faccio eco in questo video ad un altro video che avevo fatto sul rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Non sempre i contribuenti si comportano come dovrebbero in questo rapporto, ma non c'è alcun dubbio che dall'altra parte non succeda niente di diverso. Buona giornata a tutti.